Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui tornati con la carriera allenatore del Foggia Calcio e affronteremo oggi il Latina. Una squadra, secondo me, può dare molto fastidio, quindi rimaniamo concentrati e cerchiamo di conquistare questi 3 punti. La Sì. formazione è a posto così, quindi ci becchiamo nel match. Da Vincenzo, da Vincenzino. Cerca spazio. Dai, Riverola, prova il tiro, E dai, poteva Riverola! sicuramente Vabbè. chiudere il tiro meglio. Era proprio lì, Difficile. davanti alla porta. Attenzione, Stefano Padova, bellissimo! Di andare in Angelo! difficoltà. Cerca la No, soluzione. vabbè. Può Cosa cambiare si è rotta. Non ha divorato? agito abbastanza Cosa in si è difesa. Chiede alla divorato? difesa di No, riorganizzarsi. guardate, c'è. Qui fa una bellissima cosa, gliela mette lì per Angelo che aspetta soltanto il cross, Padovan. E poi. No, vabbè. Finisce così, Riverola ragazzi, il sembra primo avere più tempo tempo. dopo il fallo. 0-0, ma che si è mangiato Padova, ragazzi, 0-6 alla assurdo. fine del primo tempo, Assurdo. tutto ancora in linea. Speriamo bene nel secondo tempo. E l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. Finora entrambe le squadre si sono dimostrate estremamente attente e Dai ragazzi, concentrate, ma dai. nel secondo tempo comincerà ad Agnelli, il abituare la capitano. stanchezza e la Per situazione potrebbe Sarno. cambiare. Vincenzino. Per Padovan. Padovan. Prova il tiro, Padovan. Che gol ha fatto Stefano Padovan. Latina 0. Le Foggia stesse risorse 1. chiave della partita adesso sono in vantaggio. Mamma mia, rimedio all'errore di prima, ragazzi. Che gol. Era proprio Che sul gol filo del Padovan. fuorigioco, ma è riuscito a Bellissimo. scattare oltre l'ultimo difensore con un Bellissimo. tempismo perfetto. Bellissimo, bellissimo. Guardate qui, era proprio difficile, ragazzi, perché era proprio. Non era centrato. Era angolato, ragazzi. Era una posizione angolata. Ma Padovan non perdona. Voleva rimediare all'errore di prima. Ed è 0-1. Può andare. Attenzione a quel Latina. Compagno in buona posizione. C'è No! tiro. No, vabbè, che schifo! Che cavolo! No, Troppo solo. vabbè. Cosa 1-1 possiamo Latina, ragazzi. aggiungere? Questo è un clamoroso Rocca. errore di marcatura. Non si Rocca. può lasciare libero un avversario di fronte alla Errore porta e creare difensivo vantaggio clamoroso. loro. Vabbè. Può succedere, ragazzi. Guardate. Ma che sfortuna ragazzi, che sfortuna. Vabbè, finisce così Vicino ragazzi, al pubblico si 1 a gira sotto da 1, triplice fischio due d'avvio. pareggi consecutivi Nessuno è riuscito ad per arrivare sul noi. campo. Ce l'hanno messa tutta, è E vero. vabbè ragazzi, Non sono riusciti ad meglio che inserire un gol perdere, guarda, incisivo. cioè, Quando una comunque è gara una finisce senza trasferta vincitori, difficile a lascia Latina. sempre un po' di amaro in bocca, Va bene ma così, non è dai, va bene colpa della così. tua squadra. Il Verona ha vinto 1-0 contro lo Spezia. Intanto il Verona, si distacca, ragazzi. Sta a 15, noi stiamo a 11, insieme al Cesena. Ragazzi, che dire. È dura, ragazzi, la serie B è così. Intanto qui aumenta sempre di più Padovan, che ha segnato un gol bellissimo. Però se ne è mangiato un altro altrettanto. Vabbè. Vediamo la prossima partita. Contro chi è? Cos'è? Assistenti, giocatore preferito. Ah, dobbiamo mettere un giocatore nostro preferito. Praticamente. Ragazzi, non so che scegliere, sinceramente, perché non lo so. Comunque la prossima contro Lentella. Ragazzi, io andrei su Guarna. Sì, perché ha fatto dei miracoli assurdi. E grazie a lui anche che siamo in questa posizione. Quindi metterei Guarna. Ok ragazzi, come vedete abbiamo scelto Guarna, anche belle parole per noi. Quindi ragazzi andiamo subito a disputare la prossima partita di campionato contro l'Entella, che vi ricordo abbiamo battuto in Coppa Italia sia 0-1 in casa loro che 3-0 in casa nostra. Quindi può sembrare una partita facile, ma è tutta da vedere ragazzi, ogni partita è diversa. Qui informazione, togliamo Emperor, mettiamo lo Iacono. Vediamo, poi Riverola togliamo, mettiamo Agazzi ragazzi. Agazzi ragazzi, vabbè, lasciamo stare. Mettiamoci nel match ragazzi. Benvenuti a tutti, ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Sono Fabio Caressa, qui accanto a me Luca Marchegiani. Tutto pronto, non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni di questa gara. Un saluto Fabio a te e agli amici che ci ascoltano.
passione, colori che da sempre sono il mio grande amore. La mette sulla sinistra. Attenzione qua, Lentella. No, che cazzo! Mamma mia, Sanguara, ragazzi! Mamma mia! Attenzione, guarda, che buona! No, vabbè! Non ci credo, ragazzi! Non ci posso credere! Entella in vantaggio, complice una deviazione! Solo sfortuna, ragazzi! Sfortuna. Con il suo errore ha favorito il gol. Ed è adesso deve cercare 0-1 per l'Entello e rientrare con la testa in partita. Guardate. Compagno. Attenzione, qua l'Entello! Palo! Mamma mia, 0-1 ancora. Grande determinazione. Aveva un compagno sinistro, fare palla dentro, c'è il gol. Ed è 2-0 dall'Entella, ragazzi. Vantaggio che comincia a essere molto comodo. 2-0. Una disfatta in casa Foggia. Devo assolutamente rialzarci. Assolutamente, ragazzi. 2-0 pesante. E finisce il primo tempo, ragazzi. 0-2 per l'Entella. La dico. Mazzeo! Mamma mia! Che gol! Si riapre la partita, ragazzi. Vai, Mazzeo, prendi quella palla. Dai, subito al centrocampo. I tifosi del Foggia esplodono. Ci credono. Ci crediamo tutti ora. Euro gol, ragazzi, ripetiamolo insieme. Un gol bellissimo. Mazzeo, mamma mia. E ha avuto subito un grande impatto sul fondo. Come è entrato in partita. Boom. Prova a metterla subito in aria. Vai Cosimo. Mazzeo, Mazzeo! Mazzeo, che gol spettacolare, 2-2! Mamma mia, esplode la curva! Mamma mia, che gol, ragazzi! Mazzeo, Fabio Mazzeo! Il cambio è servito, Padova per Mazzeo. E Mazzeo ha saputo ripagare la fiducia. 2-2, tutto da rifare per l'Entella. Ma adesso addirittura crediamo alla vittoria. Ottimo il fraseggio. Attenzione, è quasi scaduto, anzi è scaduto, i minuti di recupero, attenzione, l'Entella! Porca puttana! Hanno trovato il gol. 3-2 dell'Entella, ragazzi. 3-2. Gira tutto lo stadio questo gol. Proprio nell'angolo. E arriva forse la prima sconfitta del campionato per il Foggia. Praticamente è una cosa certa ormai. Bel gol comunque. E vabbè. Vediamo se. No, non ci fa fare nemmeno un'altra azione l'arbitro. Finisce così, ragazzi. Foggia 2, Entella 3. Purtroppo, ragazzi, non si può sempre vincere. E vabbè. Prima sconfitta. E ora andiamo a vedere le altre squadre cosa hanno fatto nella classifica. Ecco, ragazzi, siamo al quarto posto. La classifica è sempre aperta, ragazzi, a qualsiasi stravolgimento. Intanto vediamo il nostro rapporto mensile. Mazzio, 2 gol ha segnato, sarebbero questi 2 gol con l'Entella. Quindi è arrivata una sconfitta, ragazzi, purtroppo sì, è arrivata, doveva arrivare, non si può sempre vincere sicuramente. Ok, ragazzi, questo episodio può finire qui. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate e condividete, e noi ci vediamo al prossimo video. Bella!